programma, il suo stesso programma di lavoro, e questi impegni che graveranno su di loro, come saranno concertati con gli altri impegni, con i vari soggetti che a vario titolo hanno attività, svolgeranno attività sul litorale. Lei è la risposta del sindaco. Allora, il distaccamento litorale è formato da 7 unità, di cui un responsabile con il grado di ispettore. Con l'approssimarsi della stagione estiva e precisamente in data 7 maggio 2015, il responsabile ha provveduto a richiedere alla direzione di risorse umane 8 unità di rinforzo, diversamente dalle 6 dell'anno passato, tenuto conto che ad oggi l'organico complessivo del corpo non ha ancora visto reintegrare le ultime 2 mobilità in uscita. A metà giugno la direzione competente ha assegnato solo 3 unità a tempo determinato che saranno impiegate fino a settembre 2015 e osserveranno il turno 18-24. Si tratta delle uniche risorse traibili dalla nostra graduatoria che sarebbero state implementate non appena il Comune di Livorno avesse messo a nostra disposizione la propria graduatoria. Incrementato. In data 20 giugno è entrato in vigore il decreto legge che ha di fatto reso impossibili le mobilità, così come ogni altra forma di assunzione. Decreto enti locali, rispetto al quale noi abbiamo fatto una richiesta di chiarimento al ministro Madia, perché questo decreto bloccherebbe anche la firma del contratto del nuovo comandante della Polizia Municipale, espletata la selezione fino alla decisione ultima del dirigente, e in generale crea scandalosamente una difficoltà per tutti i comuni, perché è chiaro che entro certi termini ci si può avvalere anche della Polizia Provinciale, anche se le funzioni della Polizia Provinciale sono specifiche per le province, finché le province hanno funzioni per esempio in materia di controllo ambientale o un'altra materia, ma certamente alcune caratteristiche della Polizia Provinciale non necessariamente possono soddisfare i bisogni di una polizia municipale, no? E quindi è una falla normativa molto grave che noi abbiamo segnalato e che l'ANCI ha segnalato, e siamo in attesa di una risposta. Di conseguenza, tenuto conto delle contrazioni di personale, delle ferie da distribuire sui mesi estivi, nonché di tutti i numerosi servizi da effettuare su tutto il territorio, da ultimo incremento delle pattuglie in servizio serale per i nuovi servizi interforze disposti dalla Questura, si è provveduto a distaccare sul litorale, fino al termine delle manifestazioni programmate, cioè il 6 settembre, 3 unità, sottraendole al centro storico che ha il gruppo di organico più numeroso. Infine, ulteriore misura atta a fronteggiare il forte afflusso estivo di turisti e non solo, si è assegnato un budget per il momento pari a 100 ore di straordinario al nucleo in oggetto, cioè al nucleo litorale, che provvederà a gestirlo in autonomia, dandone poi comunicazione all'ufficio servizi. I turni di servizio sono quelli antimeridiano, pomeridiano e serale notturno, come è stato negli anni passati. Grazie sindaco. Consigliere Lini, prego. Ringrazio il sindaco per la risposta. Penso che logicamente le unità siano senz'altro poche per la mole di lavoro che dovranno sobbarcarsi, perché ripeto, il
mio questo taglio è più che altro volto a tutte le manifestazioni anche di grande afflusso di persone che si verranno svolte sul suo liberato. Non è la conoscenza del discorso dell'avvocato pescatore di Gesì, purtroppo spero che sia risolto in tempi abbastanza brevi, che poi ci comporterà anche altri problemi, come diceva il sindaco sul comandante addirittura. Grazie.